Bentornati nei Panini Studios on the road. Ci ha raggiunto un altro amico dei Panini Studios, di Panini, delle figurine Panini. Benvenuto a Fabiano Santa Croce. Grazie a te ed è un piacere. È veramente un gran piacere. È un piacere nostro. Prima di parlare di calcio, lasciami parlare di attorialità, perché io ho scoperto una cosa che non sapevo. Nel 1995 tu hai fatto parte di un videoclip di Zucchero, papà perché se non sbaglio. Sì. E quindi tu avevi anche una carriera da attore prima di quella del calciatore. Stavo andando forte anche lì. Ho fatto qualche pubblicità, qualche video musicale e anche qualche film. Quindi mi stavo divertendo anche su quel campo. 1995, quindi di fatto poi la scelta della carriera da calciatore è arrivata di lì a poco. È stata una scelta travagliata oppure avevi le idee chiare fin da subito? Idee molto più che chiare, cioè anche quando stavo nei set, prendevo una pallina, la arrotolavo e iniziavo a giocare a calcio. È sempre stata la mia passione. Anche quando recitavi, sì. Quindi c'era modo di dire, sì. Non possiamo creare qualche rigore, qualche punizione? C'è qualcuno che fa da portiere? No, me la cavo di più con le scivolate io. Okay? Speriamo non le figuracce sui set, ma anzi conosciamo tutti quel videoclip, quindi insomma. No, parliamo invece del te bambino. Origini brasiliani, poi ti trasferisci in Italia da molto piccolo. Il Brasile è una nazione che comunque è molto legata al calcio. Nel Santa Croce, giocatore, c'è più Italia o c'è più Brasile? Questa è una bella domanda, no? Ho sempre giocato a calcio da brasiliano, nel senso che l'obiettivo è sempre stato divertirmi, quindi è veramente una passione e ho quel lato molto brasiliano. Poi ovviamente il ruolo mi porta più sull'essere molto italiano, quindi marcatori forti, difensori forti, e ho sempre guardato quelli. Sei ancora legato alle tue origini brasiliane? Molto, molto, e ne sono molto fiero, ma sono un giusto mix, chiamiamolo così. Quindi se dovessi scegliere fra Italia e Brasile ti sentiresti italo-brasiliano? Italo-brasiliano, bravo, sto nel mezzo. Tu esordisci in Serie C a 18 anni con il Como, quindi un ragazzo molto giovane che già comunque nella Serie C riesce a farsi notare. Avevi degli idoli calcistici a cui ti ispiravi? Sì, vabbè, sicuramente uno di quelli che incontro ancora qui in città ogni tanto e che gli spiego sempre che ogni volta che lo vedo, nonostante oramai ci conosciamo da anni, ci parliamo, però Fabio Cannavaro è stato sicuramente un idolo per il Fabiano bambino. E quindi ci sono dei consigli che ti ha dato, visto che hai detto che ne avete parlato, che gliel'hai detto? C'è qualcosa che ti ha detto lui? Guarda, il più grande complimento l'avevo ricevuto proprio da lui quando ero riuscito ad avere la chiamata in nazionale. Ho avuto la possibilità di stare assieme a lui e lui mi aveva detto che sarei riuscito ad eguagliarlo. Quindi quello è, come complimento, è sicuramente quello che tengo più stretto. Parliamo della nazionale, ti avrei fatto la domanda un po' più avanti, poi torniamo un po' indietro nel tempo perché voglio farti delle domande anche sulla Serie B, sul Brescia, su Zeman, insomma non lasciamo nulla al caso, ma visto che hai parlato della nazionale, non arriva l'esordio, ti chiedo se ci sono dei rimpianti per quella stagione, ma anche che emozione è stata, perché comunque la convocazione è importante. Guarda, riuscire a stare due settimane con gente come Buffon, Cannavaro e tutti gli altri grandi campioni, penso sia una cosa impagabile, soprattutto per chi li guardava proprio sulle figurine. Quindi cioè, per me è stata un'emozione assurda. Come rimpianto forse il fatto che Lippi mi avesse detto proprio prima dell'infortunio che mi avrebbe riconvocato e mi avrebbe fatto esordire, quindi magari è l'unico sassolino che mi volevo togliere dalla carriera, era riuscire a giocare una partita con la nazionale maggiore. Anche perché ti sei allenato in quel periodo con dei campioni del mondo, perché era squadra di Lippi, quindi insomma invece il rapporto, o meglio più che rapporto appunto, se c'è qualcosa che hai imparato da questi campioni in quel periodo e cosa ti porti a casa
casa da quell'esperienza? Ho imparato tutto, tutto quello che c'è da imparare. Non sono nato forte calcisticamente, sono sempre stato uno molto forte nel guardare, nel cercare di rubare il più possibile dagli altri giocatori. Quindi quelle due settimane mi hanno aperto sicuramente il mondo calcistico in tante cose. Li ho osservati, li ho guardati, ho visto i movimenti, e il calcio è bello proprio per quello, perché ci sono delle cose piccole che magari da fuori non si vedono, dei gesti atletici, anche mentali, però da dentro si sentono e sono quelli che fanno la differenza, quindi qualcheduno sono riuscito a rubarlo. Mi ha fatto un salto avanti nel tempo, torniamo un attimo indietro, ti avevamo lasciato in Serie C a Como, sì. Subito dopo arriva il Brescia ed è Brescian di Zeman. Che ricordi hai di quella squadra, ma soprattutto di quell'allenatore che sappiamo essere controverso? Allora, in tanti dicono, ma quello ti fa vomitare, ma lo dicono così, no? E vi dico la verità, cioè è proprio vero, io ho visto gente che si fermava, che non riusciva più a muoversi, ha degli allenamenti che sono al limite proprio, che però ti danno tanto. È una persona pazzesca, perché con questo suo modo di parlare lento, tutto è, però ha anche grande spirito, un allenatore alla quale sono rimasto molto legato. 23 aprile 2006, ti ricordi questa data? È stato il tuo esordio in B, appunto nella squadra di Zeman, negli ultimi, sì, minuti, se non sbaglio, di Brescia-Cesena. Sì. Te lo ricordi quel momento? Sì, me lo ricordo, mi voleva fare esordire prima. E prima c'era il derby contro Atalanta-Brescia e diciamo che l'ho fatto pensare molto sulla scelta, e dopo la partita è venuto e mi ha detto: guarda, non ti ho messo dentro perché era una partita molto particolare, però vedi che avrai modo di giocare se continui così. Quindi è stato bellissimo, la prima partita in un campionato come quello di Serie B, e soprattutto una Serie B vecchia, quindi dove c'era gente molto importante, cioè io giocavo assieme a Di Biagio, a Milanetto, a dei giocatori che sicuramente i ragazzi d'oggi non si ricordano, ma dei giocatori che erano pazzeschi, quindi anche lì ho avuto la fortuna di rubare tanto. Anche perché poi i risultati arrivano, perché due anni dopo, nel 2008, poi tu arrivi a Napoli. L'hai detto poco fa, prima dell'intervista, alle persone che sono qui davanti al track del Panini Tour, Napoli è la tua città. Sì. Com'è stato il trasferimento a Napoli? Quali sono state le prime impressioni, i primi momenti a Napoli? Bruttissimi. Dai, raccontaci. Ti giuro, bruttissimi. Sì, perché era il periodo dove alla televisione, sui giornali, si parlava solamente della spazzatura, della camorra. Quindi per un ragazzo che viene dal nord, cresciuto comunque per lo più nei meandri di Monza, diciamo nella parte brianzola, poi ho vissuto a Brescia, venire in un periodo così caldo mi ha fatto preoccupare, ti dirò. Però Napoli non è solo questo, secondo me l'hai scoperto velocemente. No, io già nei primi giorni mi ero innamorato follemente della piazza, a parte da che penso sia una delle piazze più calde, quindi dove un giocatore veramente si sente tanto importante. Ma poi come prima cosa mi sono innamorato della città, della cultura napoletana, del mangiare, della storia che ha, è una città impressionante. È bellissima, una città bellissima. Parliamo invece del calcio di quel 2008, era Napoli di Edi Raya e era il Napoli che aveva grandi ambizioni. Sì. Com'è stato giocare per quella squadra e per quegli obiettivi? È stato bellissimo. Sicuramente sono gli anni a cui tengo di più, quindi oltre che la Napoli città, il Napoli calcio è la squadra che mi è rimasta più nel cuore e della quale sono tifoso. È stata un'annata molto particolare quella dove eravamo riusciti a salvarci, e poi è stato tutto un crescere, è stato bellissimo esordire, giocare in uno stadio come l'allora San Paolo, è un brivido che dovrebbero provare tutti i giocatori.
No, dai, approfondisci un po', com'è giocare a San Paolo? È incredibile, è veramente si fanno delle partite dove magari non ne hai più, quindi dove finisci la benzina ma riesci a correre un quarto d'ora, mezz'ora in più solo perché senti il pubblico che ti trasporta. Poi ovviamente sul lato negativo, se vai male devi avere veramente gli attributi per giocare, ma quando vai bene la città intera ti porta su e ti dà veramente tanto. Ho fatto una partita che mi ricordo contro l'Inter di Mourinho, se non sbaglio, che avevamo vinto 1-0 e c'era l'arbitro che in mezzo al campo ci doveva fare segno quando accadeva un fallo, perché noi non sentivamo il fischio suo. Cioè, perché quando c'era caos. Sì, quando la palla veniva presa dall'Inter fischiavano tutti, ma solitamente negli altri stadi fischiano le curve. Qui a Napoli no, è tutta una curva unica, quindi quando fischiavano tutti da dentro il campo tu non sentivi niente. L'arbitro doveva fischiare e ci faceva segno che aveva fischiato. Bellissimo, meraviglioso. Ti do un dato che non so se conosci: Marek Hamšík è il giocatore con cui hai giocato più minuti in assoluto. Che giocatore è? Che persona è? È fantastico. Noi già eravamo legatissimi a Brescia, quindi lui poi era stato venduto. Sì, lui è arrivato estate, prima, se non sbaglio. Sì, e io l'ho raggiunto a gennaio. È sicuramente uno dei più grandi amici calcistici, lo sento tuttora. È una persona che da fuori sembra freddo, perché lui è glaciale, ha un'intelligenza calcistica impressionante. Già a 17-18 anni giocava come uno dall'esperienza di 35 anni. Questa è stata la sua grandissima forza. Però anche fuori è stato un grande amico ed è simpaticissimo, cosa che non si direbbe da fuori. Era a Napoli. E poi parla così. Lo sa imitare? Molto bene, perché lui tutti gli anni in Italia mai messo articoli. E io ho sempre detto Marek usa gli articoli, ma lui dire me che non usa. Mi fa piacere avere anche Marek Hamšík nei Panini Studios, solamente Santa Croce. Meraviglioso, grazie per averci regalato questo momento. Era un Napoli di grandi campioni, Cavani, Lavezzi, ne ho detti solo due, ma sì. C'è qualcuno a cui ti sei ispirato o qualcuno che per te era un punto di riferimento in campo? Com'era il rapporto con loro? Avevo un ottimo rapporto con tutti, era una squadra molto viva, quindi ogni allenamento qualcuno litigava con qualcuno, ma poi in campo davamo l'anima per il nostro compagno. Era un litigio quindi propositivo, sani. Che sano, no? Quelli sani, come giusto che ci siano nel calcio, anche perché tutti vogliono vincere. Ad arrivare a certi livelli aumenta la competizione, quindi può capitare, capita, ed è giusto che capiti. Uno dei giocatori che più mi ha impressionato, sai invece chi era? Non era né Cavani né Lavezzi, nonostante sia dei fenomeni. Zalaieta. Perché? Perché era impressionante. Io venivo da uno stato fisico veramente pazzesco, quindi una delle mie grandi doti era anticipare l'avversario. E ho provato in due anni e mezzo di allenamenti con lui tutti i giorni a provare ad anticiparlo, ed era impossibile farlo, perché lui è come se avesse anche gli occhi dietro la schiena, e lui mi ha impressionato perché giocava di destro e sinistro con una semplicità assurda ed era veramente molto forte. Peccato che venisse da un infortunio importante, quindi non poteva neanche far vedere quello che era realmente, ma noi che lo vivevamo durante gli allenamenti lo sapevamo. Passano gli anni, arriva il 2011 e appunto arriva il tuo ultimo anno a Napoli. Conquistate la qualificazione in Champions League, che mancava dai tempi di Maradona, quindi un grande obiettivo centrato. Com'è stata quell'emozione, com'è stato quell'anno? È stata un'emozione unica, era come se avessimo vinto lo scudetto. Cioè, io ho visto quest'anno com'è stato festeggiare lo scudetto.
e mi ricordo proprio quello, questa piazza qui era completamente bloccata, gente ovunque, tutti che festeggiavano questa entrata in Champions, e comunque non è da tanti giocatori riuscire ad arrivare terzi in campionato, quindi ci sono poche squadre che possono ambire a quello, e noi ce l'avevamo fatta, è stato un traguardo sicuramente. Una squadra allenata da Mazzarri, sì. Poi è ritornato a Napoli, come lo vedi il Napoli di oggi? Nel senso che sì, era difficile, lo sapevamo tutti, molto. Ripetersi, si è sbagliato, come li vedi? Guarda, hanno sbagliato sicuramente l'inizio ha tagliato tanto le gambe, ha tolto tanta convinzione che l'anno scorso si vedeva, si sentiva. Quindi il cambio del mister è stato sbagliato, l'ha messo anche il presidente, ora ha cercato di rimediare. Mazzarri conosce bene la piazza, si può parlare tanto sul tipo di modulo che usi, perché un allenatore che gioca con un modulo è difficile che poi riesca a fare benissimo anche un altro tipo di modulo. Lui è stato molto bravo a riuscire ad adattare, a mio avviso, dei giocatori che giocavano in una maniera ad adattarli invece nella sua maniera. È stato molto forte in questo. Se dovessi consigliare un obiettivo anche ambizioso a questo Napoli, dove può arrivare questo Napoli? È difficile perché hanno perso, come dicevo prima, tanta sicurezza, e nel calcio questo fa la differenza, oltre che la forza fisica, quella mentale è quella che dà il di più. Devono sicuramente cercare di entrare in Champions, e l'obiettivo è quello di passare i turni di Champions, e non sono facili tutte e due. Torniamo alla tua carriera, abbiamo detto 2011, ultimo anno a Napoli, dopo Napoli arriva il Parma. L'hai raccontato poco fa ai collezionisti davanti al track del Panini Tour, che lo ricordi perché è l'anno in cui è nato tuo figlio e quindi ricordi la tua famiglia a Parma. A Parma. Ci ho messo un po' a capirlo, perché mentre stavo là vedevo così tanti con le R Mosche, mi dicevo, ma è vera? Non riuscivo a capire. A Parma, no, sono stati anni molto belli, sono stato benissimo, è nata la mia prima figlia, partorita qua a Napoli sempre, quindi il legame non si è mai tolto. Si è trasferita anche lei. E poi sono venute su a Parma e sono stato benissimo, è una piazza sicuramente il contrario di quello che è Napoli, molto tranquilla, dove puoi lavorare molto bene, e anche lì abbiamo fatto quello che avevamo fatto qui a Napoli, quindi partire a una squadra che si doveva salvare e poi riuscire a raggiungere degli obiettivi importanti come l'entrata in Europa. Hai dovuto però affrontare tanti infortuni in quelle stagioni, come si fa a rimanere concentrati fuori dal campo per comunque rimanere legati al campo anche se non ci si entra? È difficilissimo, è una delle cose più difficili, infatti nel primo infortunio non ci sono riuscito ed è quello che un po' mi ha poi fatto abbassato, cioè mi ha abbassato poi un po' la carriera, il tipo di carriera che stavo prendendo. Reagire a un infortunio è una cosa, oltre che il lavoro sul campo, in palestra, deve essere tanto mentale. Dopo ho imparato a reagire molto bene, ma ti dirò, ho passato probabilmente più tempo in palestra che sui campi da gioco in tutta la mia carriera, perché ne ho avuti tanti e tutti di fila, quindi nell'arco di 2-3 anni mi sono operato penso 4-5 volte. Parliamo di te che sei un calciatore professionista, però gli infortuni avvengono anche magari ad età appunto a ragazzi che sono molto, sì, più giovani di te, quando appunto hai avuto questi infortuni, ed è ancora più difficile, no? Perché i sogni lì si vedono un po' mettere in discussione. Se dovessi dare un consiglio ad un ragazzo che ha appena avuto un infortunio e che aveva il sogno di fare il calciatore, qual è? È non mollare. È stato un po' il mio mantra di tutta la vita calcistica, quindi di problemi ce ne sono e ce ne saranno sempre.
nel calcio, se ne trovano sia a livello fisico che a livello di procuratore, di direttore, di allenatore che magari non ti vede, quindi ce ne sono sempre di problemi. L'importante è non mollare mai e dare e riuscire a dare ogni allenamento il 100%, perché solo così si può crescere, quindi cercare di non sprecare giornate. È il momento dell'intervista in cui parliamo di difficoltà. Qual è il calciatore che ti ha fatto più faticare in campo, che ti ha fatto correre di più, che ti ha fatto... Guarda, io ho avuto la fortuna di giocare in degli anni dove penso che in Serie A la squadra meno forte come il Cesena poteva avere Mutu e non so chi altro. Ho esordito contro l'Udinese, c'era Sanchez, Di Natale, Quagliarella, cioè, ogni squadra c'era nel Lecce Chevanton, cioè, c'erano veramente dei giocatori molto forti. Ho avuto il piacere di marcare Ibrahimovic, Ronaldo, Ronaldinho, Pato, Kakà. Ho giocato contro Figo, l'altro giorno ci pensavo, ho detto, cioè, io ho giocato contro Figo perché non mi ricordavo in una partita, quindi di giocatori ce n'erano tantissimi e mi sono comportato bene, ti dirò, in marcatura quasi con tutti. Ce n'era uno che per me è stato impressionante, che non aveva probabilmente la bellezza dei vari Ronaldinho, dei vari giocatori così. Chi era? Hernán Crespo. Crespo? Cioè, un'intelligenza in attacco, nei movimenti, che era assurda. Quindi ogni volta, io mi ricordo, lui era entrato proprio in quella partita, probabilmente dove avevamo vinto 1-0 qui a Napoli, era entrato gli ultimi 10 minuti, ma per fortuna, perché ogni volta che c'era la palla sulla fascia, io lo devo marcare aspettando un cross, io non lo vedevo mai, quindi magari, perché lì è una questione proprio di millisecondi, quindi tu devi guardare lui, devi guardare chi mette il cross e andare a marcarlo. E non è facile come situazione, probabilmente per un difensore è una delle più difficili. E io quando andavo a marcarlo, poi mi rigiravo per vedere quando avrebbero messo il cross, mi giravo e non c'era più. Cioè, mi sembrava di stare in Aldo Giovanni Giacomo nella scena dove sì, si mette sotto la sabbia. Lui era così, infatti gliel'ho detto, perché io poi a lui l'ho rincontrato a Parma e ci ho giocato, certo, assieme. Certo. È stato l'unico giocatore alla quale ho chiesto un regalo e lui mi ha regalato il suo beauty storico che custodisco gelosamente. Quello dove con tiene... l'autografo e ce l'ho a casa. Il bellissimo beauty dei saponi, dello sì, spogliatoio. Sì, hai, sì, hai il beauty, beauty di Hernán Crespo, della vita di Hernán Crespo. Hai parlato appunto della tua vita da difensore, però tu hai fatto 3 gol. Sì. Cosa significa un gol per un difensore? Cioè... Guarda, sono stati gli unici anni dove mi facevano salire. Perché poi a Brescia, lo raccontiamo, a Brescia. Solitamente i mister per la mia velocità mi hanno sempre tenuto dietro. E il primo gol soprattutto è stato speciale perché è stata la prima partita dove avevo chiamato i miei migliori amici a vedermi, quindi erano venuti, avevo tutti i miei 2 migliori amici e calcio d'angolo, batte ovviamente Marek mette questa palla bellissima. Mio padre, erano 2 giorni che mi diceva: guarda, stavolta fai gol, inizia già a pensarci. Io mi dicevo: sì papà, dai. No, parti da fuori area, prendi il terzo tempo e la incorni. Sono partito fuori area, ho preso il terzo tempo e l'ho fatto uguale a come me l'aveva detto lui. Assurdo. Descritto. È il potere della mente. È il potere della mente, l'avevi visualizzato sì, nei giorni sì, precedenti sì, probabilmente. Infatti dovrei ridirglielo a mio padre che avrebbe potuto dirmelo più di volte. Più. Senti, arriviamo al presente. Hai adesso un'agenzia di management sportivo e immagino tanti obiettivi per il futuro. Raccontaci del te di oggi. Il me di oggi gira tanto, tantissimo. Sto cercando di creare, di fare un qualcosa che probabilmente a me giocatore è mancato, quindi avere un qualcuno realmente che potesse, che possa dare una mano vera e sincera, sia a livello calcistico che fuori dal campo, perché la gestione è difficile. E quando sei ragazzo non hai idea di quello che sia il mondo fuori,
quindi molte cose si fanno a caso e quindi io cerco, mi guardo tutti gli allenamenti, le partite dei giocatori, gli do i vari consigli e poi ho un procuratore, ho tante persone assieme che, con la quale lavoriamo e cerchiamo di mettere i ragazzi nella strada giusta e nella squadra giusta. È bello lavorare con i giovani, immagino. Bellissimo, è la cosa più bella perché vedi proprio quella che è la passione. Andando avanti con la carriera sicuramente un po' perdi quel tipo di passione e entri più nel mondo lavorativo, quindi lo senti come un lavoro e senti le tante pressioni che ha il calcio come lavoro. E invece quando vedi i ragazzi non giocano ancora né per i soldi né per nulla, giocano per divertirsi e per fare bene. E io quello che cerco di spiegargli è che per divertirsi ancora di più bisogna far alzare il livello. Per alzare il livello si devono impegnare tanto. Cosa direbbe Marek Hamsik a questa piazza di Napoli in questa giornata? Marek saluta tanto tutta Napoli che è nel cuore. E invece Fabiano Santa Croce? Io, Guaio, ci vediamo a Roppa, ci veriamo a Roppa. Grazie mille a Fabiano Santa Croce, un applauso da parte di coloro che sono qui in piazza al Panini Tour. Grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. Ci troviamo sempre qui sul canale YouTube Panini Italia. Ciao!